Gianni Colacione, quarta giornata del 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano. Siamo in compagnia di Diego Sabatinelli, che è segretario della Lega per il Divorzio Breve. Io adesso, a prescindere dagli incarichi, oserei dire anche comunque sia che fa parte della dirigenza, vagamente intesa e variamente intesa, dell'enorme e vastissima dirigenza radicale, della galassia radicale. E che sicuramente avrà qualcosa da dire relativamente un pochino al tema del congresso, quello che era stato un po' anticipato da una mozione, proposta di mozione, ci eravamo lasciati a Roma, di Massimiliano Iervolino, cioè radicali sì, radicali no, radicali italiani sì, radicali italiani no, e poi attriti, una candidatura preannunciata di Rita Bernardini, ancora non ufficializzata, ma preannunciata da una lettera del PRT. Insomma, tutte queste cose, che commenti ci puoi fare? Allora, tu come avrei letto, visto che sei un appartenente indegno del forum in ufficiale, anch'io sono indegno, pare sì, vabbè, cioè sembra minimo, sai che io ho tentato sempre, anche in malo modo, giustamente, perché poi per far uscire, emergere qualcosa di buono a volte bisogna anche essere incalzanti e anche magari non propriamente educati, per far emergere delle differenze politiche. Mi sento oppresso, no, ma manda in onda, che mi sta violentando col microfono. E quindi per far emergere comunque delle differenze politiche che ci sono, quelle che io ho sperato che emergessero anche in direzione. Tant'è che l'ultima direzione del 4 ottobre io ho detto alcune delle differenze che ci dividono politicamente rispetto a tutto questo anno radicale, dalla scorsa estate ad oggi, ma che va avanti da anche i mesi degli anni precedenti e che comunque è sfociato proprio in questo congresso, nella conferenza stampa di ieri di Marco Pannella, nella lettera della squadra da appoggiare come alternativa politica. E poi purtroppo della politica non si è voluto parlare, cioè io sono convinto che si è voluto parlare, e i prodromi di questa tragedia, cioè la nullità politica di quel che è uscito fuori qua, i prodromi si sono visti nella direzione di Radicali Italiani del 4 ottobre, quando finalmente io faccio un'analisi che si può fare in 5, 6, 10 minuti, quindi molto sintetica, che deve essere sviluppata in altri... nella quale lo stesso basta andarsela a ricordare, andarsela a rivedere, che dopo il mio intervento e anche quello di altri, Gianfranco Spadaccia, che colui che a un certo punto è stata anche voce critica e storia radicale, che vede le cose da un altro lato, ha detto: se i termini sono questi del confronto, allora il confronto si può fare. Premetto, io non mi ero iscritto e ancora non sono iscritto a Radicali Italiani per quest'anno, l'ho detto fin dall'inizio, che non mi piaceva l'indirizzo politico, non mi piaceva la gestione di Mario Staterini e di Michele De Lucia, non mi piacevano certe scelte, non mi piacevano certe uscite durante la campagna elettorale, sia quella nazionale sia quella regionale. Pausa un attimo su questo. Vuol dire che non voterai per la segreteria? Fammi finire. Per quello che riguarda la campagna nazionale, la campagna regionale, la campagna referendaria, come è stata partorita, i quesiti che cambiamo noi, come è stato fin dall'inizio, e non quello che ci viene a raccontare Marco Cappato qua, che hanno lanciato i 6 referendum cambiamo noi perché dovevano far emergere la contraddizione all'interno della sinistra. Quando mai? Io me le ricordo le riunioni quando è uscito fuori quando sono stati presentati i quesiti cambiamo noi, dovevano unire intorno a quei quesiti altre realtà politiche individuate nella grande area della sinistra italiana. Abbiamo fatto una trasmissione insieme su Liberi TV perché uno dei quesiti riguardava il divorzio breve. Bravo. Ed era quello di... Io fin dall'inizio a Mario Staterini gli dissi che non ero d'accordo a presentare il referendum sul divorzio breve. Quando lui ci chiese a me, Alessandro Gerardi, poi Alessandro Gerardi parla per lui, quando mi chiese di andare lì a presentare in Cassazione quei siti, io non ci sono andato, ho detto non posso, insomma si era capito. Quando a Capranichetta sono stati presentati i 6 referendum, pur essendo invitato, pur essendo segretario della Lega per il divorzio breve, la mattina ha preso la parola Tiberio Timperi, invitato da me,
pomeriggio, non so se è intervenuto Alessandro, non ricordo, eccetera, io non ho preso la parola. Ormai era stata lanciata la campagna referendaria, non potevo prendere la parola dicendo questa campagna referendaria iniziata in questo modo il 1° giugno è un errore politico clamoroso che pagheremo. Me lo sono tenuto per me, a chi era vicino lo sapeva, ma lo scrissi pure sul forum. Che adesso no, quel forum in ufficiale. Certo che è questo forum in ufficiale diventato una gazzetta ufficiale. Sì, perché in quel caso è bene utilizzarlo, perché oltre i vaffanculo, questi qua, i gatti morti, te lancio il gatto vivo, te lancio le elette. Cioè, uscite, lasciano. Ci sta anche chi, magari come me, oltre a dare qualche bottarella qua e là, ti dice pure le cose come le pensa. Basta andarsene a ricercare, se ci fosse un archivio uno andrebbe a leggere le cose che hanno detto le persone. E io fin dall'inizio dissi questo non è il referendum. Oh, boh, perfetto, io non ero d'accordo sul referendum perché era una mossa sbagliata in quel momento. Poi è chiaro, mi sono dovuto uniformare dopo, perché non puoi a un certo punto, se il segretario della Lega di Forza Italia dice questi referendum sono una cazzata, non in quanto referendum è quesito, quanto farlo in quel modo in quel momento. Dovevano aggregare altre forze politiche a sinistra, bisognava fare qualche accordo là. E questo era quello che c'era stato detto. E quando è stato presentato i referendum sulla giustizia giusta, la disapprovazione chiara e palese di coloro che erano i promotori dei quesiti su Cambiamo Noi era perché avrebbero ostacolato accordi con quelle forze, in quel momento erano SEL e la CGIL, i socialisti ne erano stati nemmeno presi in considerazione perché già le esperienze, anche i più, sapevano che probabilmente se dici 50.000 se ne prendi 5.000 già, perché l'esperienza qualcuno l'ha avuta pure, però su SEL e su CGIL ci si contava, quell'area lì. Ora, cioè, secondo te questa qua è una cosa sbagliata? No, è un errore clamoroso. Non sono firme quelle che... Non sono venute le firme? No, qualora fossero arrivate. No, bene, sì, ma non sono arrivate. Sono arrivate dal mostro Berlusconi, che sono arrivate le firme dal mostro che ha firmato pure lui. Dal mostro. Da quell'altri ha fatto quella scena ridicola di Nichi Vendola al tavolo suo, non quell'altro, bandiere senza bandiere, una cosa penosa. Non hanno portato uno straccio di firma. Perché bastava andare a San Silverio lì, cioè, ci sono stato pure te, c'era è stato fotografato da Anna Rita Di Giorgio, queste sono le firme di SEL e queste sono le firme dei socialisti, il bancale vuoto, quindi le cose erano così, chiaramente erano così, però loro adesso arriva Cappato e mi viene a dire no, perché quei referendum sono stati fatti per la tradizione radicale, per stanare le contraddizioni interne al PD. Che cazzo dici? Sono bugie. O non stava da un'altra parte, o non ascoltava le riunioni che c'erano. Stava da un'altra parte. Punto. Allora, ritornando alla direzione del 4 ottobre, io dissi, qua c'è una differenza di interpretazione, non solo tra di noi, ma anche rispetto al passato radicale. Perché noi si è sempre fatta un'analisi che esiste un regime che regge su due gambe, che sono due gambe, chiamale intercambiabili, chiamale associate, chiamale partitocrazia, che associate insieme, per cui sono uno lo specchio dell'altro e una si regge sull'altra. È sempre stato così, la partitocrazia si regge sul regime partitocratico dove non c'è una parte migliore dell'altra, perché hanno agito nello stesso modo tutti quanti, poi tipo antipatico di più il segretario del PD piuttosto che Nichi Vendola, piuttosto che Berlusconi, magari quello un po' più antipatico, si fa le ragazzine, quell'altro invece magari Montepaschi di Siena, però quella roba lì è. Beh, aspetta, riguarda ragazzine e non dei Montepaschi. Vabbè, questo se lasciamo perdere ragazzine. No. Ok, torniamo a parlare di politica. Certo. Quello che volevo dirti, stando a questa tua lettura, è plausibile il fatto che se arriva l'uno pubblicamente l'altro non si impegna? Perché come ci dice Marco, sono soci. Bravo, però aspetta, scusami. O ladri di Pisa. Fammi tornare un attimo a
A un certo punto questa visione da Gianfranco Spataccia, che anche negli anni passati l'ha sempre detto, sì, regime, due gambe, poi a Marco gli lasciamo la visione del regime tutta sua perché poi in realtà non è così, Gianfranco, dopodiché dice, però il discorso di fondo è che con una parte del regime ci si può anche dialogare, con l'altra no, puzza. Punto, quella è già una differenza. Poi c'è chi dice, poi la vecchia diatriba tra radicali non violenti e radicali democratici, per cui bisogna stare nelle istituzioni. Si è sempre detto che nelle istituzioni ci si stava con uno scopo e un perché e un motivo, non tanto per starci. Se no facciamo come altri partiti che se ci sono le elezioni non del condominio, del pianerottolo, mi devo presentare a tutti i costi perché devo stare seduto pure là, no? C'è sempre stato un motivo, uno scopo, un obiettivo politico per cui allora le elezioni regionali del Lazio nel 2010 con Emma Bonino candidata a presidente avevano un suo scopo, un suo obiettivo, una sua ragione di inserirsi in quel dialogo. E invece ci stanno quelli che bisogna presentarsi a tutti i costi. Per me è una stronzata, ma è la mia opinione. Ci sono differenze politiche, sì o no? Tra chi pensa che dentro l'istituzione si cambia il paese e tra chi dice anche dentro l'istituzione, ma principalmente con la lotta non violenta, che è quella che ha portato avanti nei decenni Pannella. Quella è una differenza o no? Poi ci stanno il paragolismo del dire, del mischiare due, perché c'è quello che dice sono istituzionali sì ma solo con una parte, sono istituzionali sì basta che arriva. Comunque la storia radicale ha visto nelle istituzioni grazie sia agli uni che agli altri, dei deputati, sì, no, io ti quindi è abbastanza trasversale nella storia. Però io ti sto dicendo che ci sono delle differenze politiche sugli obiettivi, come raggiungerli. Perché poi l'amnistia, non scordiamoci le varie critiche che sono arrivate sulla battaglia dell'amnistia, Pannella ha rotto le palle, e PTP e patapà, e fai sempre la giaculatoria, radio radicale. Poi esce fuori il ministro Emma Bonino, ministro degli esteri, oh, abbiamo preso lo 02, tanto però c'è il ministro degli esteri, poi va a chiedere a qualcun altro e prende lo 02 e c'è il ministro degli esteri. Quindi sarà la storia radicale che pesa e non lo 02. Poi il dialogo con Napolitano, oh, insulta Napolitano, e poi Napolitano, mi sembra che poi lo chiama, ci parla, eccetera. Papa Francesco, dice, adesso... Ha chiamato pure Papa Francesco. No, però dico, secondo me c'è un dialogo. Siccome Papa Francesco fa un sacco di telefonate, un po' di tempo... Non prendere per il culo. No, è vero che fa le telefonate, ha telefonato ai singoli. Pigli per il culo, però io ti dico che secondo me che non ci sono le telefonate, ma un dialogo esiste perché quello parla in un modo e quell'altro parla anche a volte. Allora si apre anche un dialogo con quella parte lì che cazzo anticlericali, invece poi ci sta anche dialogo lì e sta cambiando anche quella visione lì, ma per un lavorio che ci sono da decenni. E poi non da ultimo perché insomma sarà a paraculo, si dovrà difendere i cazzi suoi eccetera, via Berlusconi lo convince a firmare tutti e 12 referendum, perfino quelli sull'immigrazione che se fosse stato valorizzata la firma di Berlusconi sul quesito che abrogava la Bossi-Fini e un mese prima fosse stata valorizzata quella firma invece di denigrarla come è stato fatto da tutti, ovviamente no, tranne da chi ha promosso quella firma, probabilmente il dibattito sull'immigrazione, sui barconi eccetera eccetera iniziava prima dell'ennesima tragedia nel Mediterraneo con gli affogati e con i morti. Quindi poi quello che è rincoglionito, quello che è padrone, autocrate eccetera, poi però è l'unico che ha espresso politica di sostanza all'interno dell'area radicale. Taglierò. All'interno dell'area radicale. No, non ho mai ascoltatori, poi la sentono pure che è lunga, perché tanto adesso li insulterò e quindi ascolteranno meglio, perché non per nome tutti quei forumisti e li insulto uno a uno in modo da farmi querelare, però alla fine della... No, poi ci mette in mezzo pure il direttore, non è cosa. Ci mette in mezzo il direttore, per mi insulto a tutti, quindi quello fa politica, quest'altro non hanno creato un cazzo. Perché dall'altra parte non hai preso le firme, Roma si muove, dice Roma, però intanto un'iniziativa che è stata fatta estate 2012 non è andata in porto, 44.000, 26.000, non è andata, i referendum, quelli non hanno portato una firma, quelli a cui voi vi rivolgevate non hanno portato mezza firma, qualche migliaio, qualche centinaio, ma poca roba.
tutta roba che arriva dai tavoli radicali, i soldi di Emilio Conti che sono andati là, poveracci, messi lì al massacro, un'altra volta. Prende le 12 firme, su tutte e 12 le firme anche da Berlusconi, e quindi abbiamo tutta una serie di iniziative politiche che arrivano a un punto concreto dall'altra parte. Beh, quando si fa questa analisi, molto più sintetica di adesso, ma io devo anche fermare, che bloccare te che provi a... Che ho fatto? Ma perché ci sta un ambientale? Sei seduto in alto per farmi... No, la cosa è che è visibilmente più basso, Diego, io questa purtroppo la natura è così, a me mi ha dotato di larghezza. Poi che ti devo insultare prima perché così potrai... questo è il quadro, ok, Gianfranco Spadaccia, 4 ottobre, riunione di direzione, su queste basi il dialogo è possibile, eccetera. Premetto che la mia condizione da non iscritto è da gennaio 2013, apertura di Gianfranco Spadaccia al confronto, eliminazione fisica dalla presenza nella direzione successiva di Sabatinelli e anche di Alessandro Gerardi, che più o meno cose simili. Non siamo stati più invitati. Allora, se tu vuoi fare un dialogo politico, non è che mi inviti fino al 4 ottobre, 10 mesi dopo che non mi sono iscritto e che ti avevo detto che non mi sono iscritto, e poi dopo, appena vedi che magari il dialogo è possibile perché c'è una sostanza politica e non è come vuoi far passare tu e qualcuno qua, che sono questioni di poltrone o questioni personali, a meno che chi fa questa operazione non ci abbia proprio lui da farsi perdonare questo modo, basta, non ti invito più in direzione. Ora, questo è un metodo che usavano altri partiti di tradizione PC, CUS, eccetera, di tradizione, ma è quello. Io sono critico, ti faccio fuori dalle palle, via, basta. Perché? Perché ho aperto una breccia, quale? Quella di un dialogo politico, che poi infatti qua io non mi sono iscritto a intervenire perché non è emerso, se non dalla conferenza stampa di Marco, per cui è emerso quantomeno un minimo di parole, perché per il resto non mi sembra che, a parte nascondersi dietro un dito, almeno le dicono le cose, no? Quindi tu sei d'accordo con Marco che praticamente questo è un congresso... Interpreto io da quella conferenza che io ho seguito. Interpreto io, un non congresso. Sì, secondo me è stato un non congresso perché ci sono considerazioni politiche, considerazioni anche fuori dalla politica, personali, che non sono emerse. Non si è voluto farle emergere e si è condotto un congresso a senso unico, non in quanto però politicamente a senso unico, ma a senso unico come direzione che deve andare in quel modo, e bisogna alimentare, diciamo, il malcontento della platea, il malcontento dei congressisti, il malcontento di tutti, ma senza dargli anche un connotato politico, perché io sono sicuro che se vai in giro a chiedere dove stanno le differenze, visto che non sono emerse... Sì, è tutto stato monopolizzato su certi... L'autocrate Maurizio Turco non ne è venuto, quello così, quell'altro colà, però poi nella sostanza politicamente rimangono i nomi ma non rimangono i fatti. I fatti sono stati eliminati. A parte la dichiarazione di Marco Cappato, sinceramente quell'intervento, io continuo a dirlo, l'intervento di Marco Cappato è stato un intervento che lui ha vissuto una realtà che non era la realtà che ho vissuto io. Poi staremo a vedere se la realtà di Cappato poi mi ce la saprà spiegare. Diego, io ti voglio fare un'ultima domanda, però devi essere sintetico perché qua stiamo ormai... Anche perché più è corta e meno gira l'intervista. Allora, essendo questo... l'interpretazione, se sei d'accordo... Sì, ho capito. Su Libre TV puoi sempre essere anche nelle trasmissioni che facciamo, non c'è problema. Allora, dato che questo sarebbe un non congresso, come si spiega allora l'interesse alla candidatura che dovrebbe essere formalizzata di Rita Bernardini? Quella deve essere alternativa a un non congresso, cioè ritornare quantomeno a fare dei congressi dove si parla di politica, perché se le differenze politiche ci sono, le differenze politiche vanno comunque valorizzate. Se tu mi fai congressi e direzioni in cui le differenze politiche non vengono valorizzate, è inutile che stiamo qua. Quindi quella squadra che si doveva presentare con Rita, quella squadra che è stata presentata nella conferenza stampa, doveva far ritornare a quello che era una volta e che oggi non è più.
Per tutte le motivazioni che ti ho detto prima, poi se l'ascoltatore non riesce a... Ah no, mi chiedevo soltanto com'è un congresso in qualche modo delegittimato, perché un non congresso potesse poi legittimare un segretario. È la differenza tra io dialogo con qualcuno il 4 ottobre, alla riunione successiva io non vengo invitato, essendo esattamente nelle stesse condizioni da gennaio 2013 a ottobre 2013. Questo tu come lo chiami? Voglia di dialogo o voglia di eliminare una voce, un dissenso politico o quantomeno un confronto politico? La chiamo la visione di Diego Sabatinelli. Ah no, no, guarda, no, che visione, porco Giuda, ci sta, prima c'è l'invito e poi l'invito non c'è più. No, 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 questa è storia, io ho le prove di questo. Indipendente dalle firme, non firme, eccetera, quello io ho la prova provata, che prima vengo invitato, si apre un confronto e poi non vengo più invitato. Chiedete al segretario, perché era lui. Sono perfettamente, ho capito perfettamente quello che dici. Poi se no, 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 se io ti dicessi qual è la mia visione della direzione, guarda, lasciamo perdere, di quella che dovrebbe essere. Guarda, e io la dico, cerco di essere sintetico, la direzione è un organo che dovrebbe essere il più vicino al segretario. Noi in direzione, in Radicale Italiana abbiamo il congresso, che abbiamo il comitato che è elettivo, ci sta la giunta, la direzione secondo me, come tutte credo le direzioni, che è nominata, dovrebbe essere l'organo che coadiuva e che quindi dovrebbe essere composto dalle persone scelte dal segretario che appoggiano espressamente la sua linea politica. Questa Gianni, è la mia visione, Gianni. Solo e soltanto. No, no, Gianni, non dare con, diciamo, una specie di cancelli della, fammi finire, no, non si capiva, per dare voce a tutti, non nella direzione, comitato, nel congresso, nella giunta, nella direzione, solo le persone che, perché sennò è come avere, che ne so, una macchina a quattro ruote, una triangolare, una quadrata, una rotonda e una esagonale. Sì. Il problema è che tu le regole non le cambi in corsa. Se decidi, se decidi di fare come dici tu, mi faccio la mia direzione blindata e metto le persone che stanno. No, 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 ma va bene. Blindato, nel senso, opera, mi metto la direzione della gente che la pensa come me, perché è come un governo e quindi il governo, chi vince governa e chi perde sta all'opposizione. Mi sta bene, però lo decidi prima, no in corsa quando le cose non ti stanno più bene dopo. Appoggi questa mia visione, allora saresti d'accordo che non saresti dovuto essere chiamato fin dall'inizio? Sì, se quella posizione, no, se quella visione, no, io ho detto, se quella, no, no, se io fossi stato d'accordo, io non sono d'accordo con la tua posizione, perché nel mondo radicale, da quando io ci sono stato, e proprio per questo che ci sono stato, si è sempre tentato di esaltare il confronto e fare emergere le differenze per dibatterne e non fare come faceva. Ascolta, per non fare come avveniva e come avviene in altri partiti in cui le correntine sono sotterranee, correntine sotterranee che fanno impicci, inciuci e cosette varie. Capito? Allora, tutto alla luce del sole per non tenere niente nelle catacombe. E invece nelle catacombe ci siamo finiti in quel modo, ma non da resistenti cristiani contro l'imperatore che ci fa mangiare dai leoni. Ci siamo finiti in quel modo tristissimo e la tradizione radicale per cui le differenze vengono fatte emergere non sono state fatte emergere, per cui adesso poi lo sai che cos'è il risultato? È che quando vai a aprire il forum non è colpa dei forumisti che si insultano, no, no, è giusto, quello è il risultato del fatto che il confronto non c'è, perché se ci fosse confronto politico non ci sarebbero te lancio il gatto morto, te faccio quelle altre cose. Ascoltate Diego Sabatinelli, che almeno ha il coraggio delle sue opinioni, le esprime in modo abbastanza ampio e argomentato. Segretario della Lega per il Divorzio Breve, speriamo di averlo di nuovo su Libri TV. Ciao!